Buona giornata e bentornati sul mio canale. Io sono Marco. Oggi faremo una recensione su un prodotto che mi ha inviato un venditore di Amazon. Come vedete qua a mio fianco è un aspiratore piccolissimo, con un corpo molto compatto e molto leggero, ma al tempo stesso ha un motore molto potente, visto che è completamente in rame. Non ha soltanto la classica funzione di aspirapolvere, ma aspira anche corpi solidi più grossi come fogliame, trucioli. Dopo lo testeremo. Io ho comprato una scatola da 1000 viti e vedremo in quanto tempo le aspira. In più, aspira anche i liquidi all'interno della sua vaschetta. Ha un galleggiante che, quando arriverà al livello del filtro, bloccherà la macchina. Ha anche altre funzioni come quella di soffiatore. La stessa potenza che userà nell'aspirare potrete usarla anche per soffiare, quindi sarà comodo da utilizzare per asciugare i pavimenti, pulire i balconi o spostare, che ne so, foglie dal giardino. Ha anche altre caratteristiche come quella del doppio silenziatore, anche questa è una cosa molto interessante. Sulle istruzioni c'è scritto che abbatte della metà i rumori rispetto a qualsiasi altro aspirapolvere. Questa è una cosa che mi interessa molto. Dopo testeremo anche questa funzione mettendola a fianco del mio vecchio aspirapolvere che fa un rumore infernale. Ora andremo nel mio laboratorio, faremo un veloce unboxing e poi lo testeremo. Ora daremo una rapida occhiata a cosa c'è contenuto nella scatola e poi faremo il test. Il tubo flessibile è lungo 1,5 m, il cavo dell'alimentazione che è veramente lungo, a mio parere non servirà la prolunga. Questo è il filtro per il rumore. Il filtro per il serbatoio, un sacchetto raccogli polveri. Il negoziante mi ha detto che questo è standard, quindi potete anche non comprarlo per forza da lui, lo troverete da qualsiasi altra parte. E poi gli ugelli, questo è per pulire i divani oppure i tappeti, questo per pulire degli angoli e quest'altro è per pulire i pavimenti bagnati. In più c'è il tubo che vedete, è comodissimo. Quando non vi servirà si può riporre lì. Come vedete è molto lungo e si può utilizzare anche diviso. Ora testeremo il prodotto sia per i solidi che per i liquidi. In più anche faremo un confronto questo con il mio vecchio aspirapolvere. Per iniziare faremo quello dei solidi. Ho inserito in questa vaschetta 1000 viti. Ora vedremo se ce la fa ad aspirarle. Il test dei solidi è compiuto, 1000 viti li aspirate con facilità. Ora, prima di effettuare la prova del liquido, vi farò vedere come funziona il soffiatore. Il tubo flessibile va montato nella parte del retro dell'aspiratore. Siamo giunti alla prova del liquido, come vedete è piena d'acqua. Ora faremo l'ultimo test, quello per il rumore. Questo è il mio più vecchio aspiratore, sempre potenza 1000 watt e sempre capienza 10 litri. Ok, adesso siamo pronti, accendiamo prima quello nuovo. Come vedete, il rumore non è forte. Invece il rumore di quest'altro è molto più potente. Ora li accenderemo tutti e due insieme, vediamo se uno sovrasta l'altro. Siamo giunti al termine della recensione, ora potremo tirare le somme per quanto riguarda questo aspiratore che ho trovato
molto comodo da utilizzare perché il corpo macchina è molto piccolo, è molto leggero, pensate che pesa soltanto 3,5 kg, quindi è facilissimo da trasportare. Io lo trasporterò dalla ditta a casa oppure anche nel garage per pulire la macchina. Ha un buon motore, come avete visto, abbiamo aspirato le viti in pochissimo tempo, abbiamo aspirato 1,5 litri d'acqua in meno di 5 secondi. In più, quando l'abbiamo messo a confronto col mio vecchio aspiratore, il rumore del mio vecchio aspiratore sovrastava quello di questo. Niente, ora vi lascerò il link in descrizione del negozio, così se volete andare a dare un'occhiata. Non vende soltanto chiaramente questo prodotto, vende anche altri prodotti, ma sempre di questa marca che si chiama Outled. Non mi resta che ringraziarvi di aver visto la mia prima recensione. Vi ringrazio per avermi seguito. Alla prossima settimana.